Nel momento in cui lascio la provincia di Siena, dopo 3 anni della mia attività, del mio servizio sul territorio, naturalmente dispiaciuto di dover lasciare questo incarico, ma nello stesso tempo esprimo la mia soddisfazione, la mia contentezza per aver operato in una terra meravigliosa, con cittadini che sono meravigliosi e con un personale che mi ha dato tutto e sinceramente i successi sull'operatività e tutto quello che è avvenuto in questi 3 anni li devo esclusivamente al loro impegno diuturno. E ai miei collaboratori, a tutti i comandanti di stazione, ai comandanti di compagnia, sino all'ultimo militare, che si sono adoperati in maniera efficace in questi 3 anni, quindi a loro va il mio ringraziamento. E così pure a tutte le altre forze di polizia che hanno collaborato, con le quali abbiamo collaborato in piena sinergia e comunione di intenti, avendo la fortuna di avere anche dei prefetti, come per l'ultimo la dottoressa Pantalone, che ha assicurato il coordinamento e la piena, naturalmente, condivisione degli obiettivi con le altre forze di polizia. Quindi lascio il territorio sicuramente con una valutazione più che positiva sullo stato della sicurezza nella provincia. E quindi penso di aver contribuito per la mia parte a dare questa immagine di efficienza operativa e per dare un'efficace risposta dell'istituzione sul territorio. Ovviamente i comandanti si avvicendano, passano, quindi adesso lascerò il testimone al mio collega che mi succederà il 3 ottobre, ma naturalmente l'apparato e il sistema di sicurezza del territorio continua. I comandanti in certo senso fanno ben poco, l'impegno è soprattutto del personale che ogni giorno opera sul territorio a servizio del cittadino.